Una tragedia per certi versi annunciata. L'incidente mortale di ieri pomeriggio, avvenuto lungo la variante di Morbegno, all'altezza di Cosio Valtellino, non lontano dal viadotto sul torrente Bitto che segna il confine con Morbegno, riaccende il dibattito su una strada troppo spesso finita sotto i riflettori. Lo scontro frontale tra un'auto e un camion che ha causato la morte di un uomo di 64 anni è infatti avvenuto nel tratto a due corsie distante poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente che nel dicembre del 2018 costò la vita a 6 persone. In quell'occasione, poco distante dal luogo dello schianto di ieri, un'auto diretta verso Colico aveva imboccato la corsia sbagliata. Ma sono tanti i casi di auto contromano su questa arteria. L'ultimo episodio risale a domenica scorsa nel tratto di strada compreso tra il Trivio di Fuentes e Cosio Valtellino, in direzione di Sondrio. Lo strascico di considerazioni spesso polemiche, innescato da quanto accaduto ieri, è lì, tra i commenti postati sulla nostra pagina Facebook. Una strada, la Statale 38, che a detta di molti, tra sorpassi e auto contromano, fa paura che si trova a percorrerla. Il presidente di ACI Sondrio, Andrea Mariani, è chiaro. Non si può più tacere di fronte a quello che sta accadendo e pone l'accento su una pericolosità strutturale di questa arteria fondamentale per la nostra provincia. Non è possibile immaginare che ogni 19,5 giorni si debba discutere o si debba riportare un evento. Questa volta l'evento è molto particolare, non ha nessuna attinenza con i cambi di corsia, il contromano, ma è evidente che questo tratto di strada ha scientificamente un tasso di mortalità e di incidentalità che è completamente fuori da ogni regola, da ogni statistica, ed è un obbligo per chi si occupa di queste materie riflettere, ragionare, non in senso polemico, ma banalmente in senso propositivo. Siamo sicuri che abbiamo fatto tutto quello che serviva per poter garantire la sicurezza di questa strada? Rispetto ai numerosi casi di ingresso in contromano sulla nostra statale, il presidente ACI Sondrio non ha dubbi. Un plauso enorme alle forze dell'ordine che si stanno adoperando in una maniera incredibile per controllare, per evitare episodi di questo tipo. Ma loro non possono sopperire a degli evidenti problemi che sono di natura strutturale, problemi di natura strutturale che però poi dopo pagano tutti i cittadini utenti, ovvero possessori di un RC auto residenti in provincia di Sondrio.